ma sta succedendo qualcosa. Nel 2024, adesso, ci sono 64 paesi che vanno verso le elezioni e 2 miliardi di persone che vanno a votare. E l'intelligenza artificiale, purtroppo, in questi casi, è usata in modo negativo. E il vero punto su cui focalizzarci, a mio parere, è questo. Cioè, il mondo è grande, ci sono tante nazioni, noi possiamo regolamentarne un pezzo, la maggior parte fortunatamente dei modelli importanti arrivano dagli Stati Uniti che sono partner e, come dire, fortunatamente ci si vuole bene, c'era qui l'ambasciatore prima, ma a volte ci sono nazioni meno amiche che lavorano a distanza contro la stabilità delle nostre democrazie. E quelle non si possono fermare, anche perché fino a qualche tempo fa potevano agire solamente in certi settori. Oggi possono invece scrivere in italiano e colpire, produrre deepfake che fanno percepire cose diverse da parte di una parte o l'altra. Tanto a volte il loro obiettivo è la poca stabilità, è per quello che istituzioni come l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale lavora, ed è importante che lo faccia sempre di più, anche perché è evidente che se dalla Nord Corea arriva la disinformazione pesante in italiano c'è poco da regolamentare, giusto per fare un esempio.